qualcosa di meccanico, è qualcosa di naturale. Le persone ogni volta che si pongono al servizio lo fanno perché riconoscono nell'altro a cui rendono un servizio una persona degna di essere accolta, una persona degna di essere stimata, una persona degna di essere accompagnata. Riscoprire questo valore significa per noi andare alle origini del cristianesimo, perché Gesù Cristo ci dice nel Vangelo: io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita. Il crocifisso, tanto per stare in tema, che vogliono togliere dalle aule scolastiche, interessa ben poco alla fin fine, perché noi da mo' che abbiamo sfrattato il Padre Eterno dalla nostra vita, noi da mo' che abbiamo tolto il crocifisso dalla nostra esistenza, nel senso del nostro stile e modo di vivere. Certo lo abbiamo messo come amuleto, certo lo abbiamo messo come gioiello, anzi, più grande è e più sembra che facciamo bella figura. Al contrario di quelle croci che il Signore pone nella nostra vita attraverso un sacrificio, una sofferenza, un momento duro e difficile della nostra vita. Le croci che andiamo a prendere dall'orefice ce le scegliamo noi e le vorremmo grandi, robuste, possenti. Le croci che ci dà il Signore non le scegliamo noi, ce le dà Lui. Noi gli chiediamo che siano piccole, che siano leggere, che siano insomma non invadenti nella nostra vita. Allora dobbiamo ridare un posto a Dio nella nostra vita per ispirare a Lui ogni nostra azione, ogni nostro gesto, per ispirare a Lui ogni nostro fondamento. Questa è la verità che ci deve animare e ci deve in qualche modo accompagnare. E la croce, oltre che essere un simbolo religioso, oltre che essere un simbolo cristiano, è un simbolo culturale. Lo ha detto il Papa proprio domenica scorsa, ancora una volta, nell'Angelus Domenicale.